Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i pangoccioli, sempre con lievito madre. Guardate che spettacolo! Sono morbidissimi, una vera nuvola, o meglio, un vero cuscino. Guardate come tornano indietro. E adesso andiamo ad impastarli insieme. Qui abbiamo 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Per chi non ha il lievito madre può fare un lievitino con 100 g di farina, 50 g d'acqua e 7-8 g di lievito di birra. Lo fa raddoppiare e poi può proseguire come da ricetta. Quindi in planetaria mettiamo il lievito, poi aggiungiamo 180 ml di latte tiepido, 2 uova intere, 100 g di zucchero e con il gancio a uncino iniziamo a far sciogliere per bene il lievito. Come farina Manitoba io uso questa, come vedete ha una W di 460, quindi è abbastanza forte. Quindi aggiungiamo 250 g di quella farina Manitoba e 250 g di farina 00. Continuiamo a far impastare. E aggiungiamo anche un cucchiaio di miele. Qui abbiamo fatto a pezzetti 70 g di burro. Il burro l'ho tirato fuori dal frigo 15 minuti prima di iniziare ad impastare. Quindi come vedete ancora è ben freddo. Mi raccomando, aggiungete un pezzettino alla volta. E non aggiungete il successivo se il precedente non è stato ben assorbito. Questa operazione richiederà alcuni minuti. Una volta che abbiamo aggiunto tutto il burro, possiamo aggiungere le gocce di cioccolato. Sono esattamente 100 g. Facciamo incorporare bene. Il nostro impasto è pronto. Diamo una leggera impastata. Come vedete, l'impasto è un impasto morbido. Deve avere questa consistenza. Vedete com'è? Dategli una leggera pirlatura e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Se usate il lievito madre ci vorranno all'incirca 4 ore. Mi raccomando, copritelo con pellicola o con un canovaccio umido. Eccolo qui, pronto, guardate com'è ben lievitato. E adesso dividiamo in pezzetti. Allora, potete fare dagli 11 ai 15 panini, non di più, altrimenti poi verranno troppo piccoli. Io ne ho fatti 11 perché li ho fatti proprio belli grandi, maxi. Pirlate ogni singola pallina. Facciamone un'altra. Fate scorrere la pallina tra le vostre dita e quando sentirete che la pasta è diventata bella tenace, vorrà dire che
la perlatura è perfetta. Mettete in teglie con carta forno, coprite sempre o con pellicola o con canovaccio umido e lasciate lievitare fino al raddoppio. Come sempre, se usate il lievito madre ci vorranno all'incirca 4 ore. Eccoli qui, guardate che esplosione! Adesso spennellateli con del latte tiepido. Spennellateli per bene e metteteli subito in forno, già caldo, statico, 180 gradi per 15 minuti. Eccoli qui, appena sfornati, sono ancora caldi caldi e guardate, sono morbidissimi, guardate che cuscino. Guardate come tornano indietro. E adesso lasciamoli raffreddare per alcuni minuti. Eccoli qui, guardate. Sono un vero spettacolo. Morbidezza unica. Un vero cuscino. Guardate, tornano indietro. Che dire, si commendano da soli. Non c'è niente da aggiungere. Possono essere mangiati così oppure addirittura arricchiti con della Nutella. Adesso ne taglio uno e vi faccio vedere l'interno. Niente, io sono proprio soddisfattissima di questa ricetta. Se lo siete anche voi, mi raccomando, provatela, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like, condividetemi sui social e mi raccomando, attivate la campanella in modo che vi arriverà la notifica ogni volta che pubblicherò un video e non perderete mai un mio video. Ciao, alla prossima ricetta!